Mi chiamo Patrizia Casella, sono un'insegnante che da poco è andata in pensione, ma che continua a lavorare per i ragazzi dropout con i progetti di Formetica Confindustria Toscana Nord, che utilizzano fondi regionali e fondi europei. Sono entrata in contatto con la Finlandia quando insegnavo a scuola elementare, o scuola primaria, scusate. Mi è capitata la possibilità di andare in Finlandia come insegnante con un progetto Comenius nel 2012. Questo progetto si chiamava Unity Through Diversity. Andando nelle scuole ho visto delle strutture meravigliose, ma certo quelle non possiamo portarle in Italia. Però possiamo importare, cosa che io ho fatto, i libri di matematica, perché la matematica è un linguaggio universale e poi questi libri si trovano anche in inglese. E poi ho importato alcuni modi, alcune pratiche didattiche. Io direi che la signora ha mancato di stile perché intanto probabilmente non conosce le sfumature della lingua italiana, quindi diciamo che non è stata propriamente gentile, e poi non ha avuto la sensibilità e la pazienza di conoscere il nostro sistema a fondo, che ha tantissime pecche, questo è vero e lo sappiamo benissimo anche noi. Ha anche tante eccellenze, però, come dice una collega, si perdono in un mare di pessimi esempi, questo dobbiamo riconoscerlo. Io però direi che dovremmo superare le polemiche e considerare questa un'opportunità per parlare della nostra scuola e per parlare di quello che noi possiamo fare per migliorarla. Io vi posso dire che tante cose si possono fare a costo zero. Una cosa che io ho introdotto dalla Finlandia è l'uso delle pause. Ogni 45 minuti di lezione fanno 15 minuti di pause. Sono 15 minuti effettivi. I bambini in questa maniera sono molto più sereni, lavorano bene. Uscire fuori, perché la pausa non vuol dire stare in classe, vuol dire uscire fuori, consente anche di riattivare tutto un processo di attenzione legato alla respirazione, legato proprio allo star bene. Quindi quando rientrano in classe sono di nuovo attenti, cosa che non succede da noi spesso perché le lamentele nostre sono anche legate alla seconda parte della mattinata dove i bambini sono più distratti. Però 15 minuti secondo me è il giusto perché sono tre pause in un tempo normale, in un tempo pieno sarebbero quattro. Però sono tempi giusti per bambini per riattivare l'attenzione e per lavorare bene. Ecco, io ho importato questo. Ho importato anche la pratica di dare pochi compiti a casa, però quello che conta è la qualità, non è la quantità. E io ho visto i miei alunni veramente contenti, veramente felici di venire a scuola. In più loro hanno sempre amato la matematica, ma veramente tanto. Per cui questo entusiasmo ricade proprio sul piacere e sull'apprendimento in maniera esponenziale. Quindi quello che noi possiamo fare di tutto questo, prendere il negativo, volgerlo in positivo, è ad esempio utilizzare le pause, ad esempio dare pochi compiti a casa. Io vedo che non tutti gli insegnanti, non possiamo mai generalizzare, però spesso ci sono troppi compiti a casa, anche i bambini che escono dal tempo pieno e i genitori si trovano a lavorare il sabato e la domenica e quindi la famiglia non è serena, quindi si creano tensioni, frustrazioni, eccetera. Ecco, questo lo potremmo evitare. E io assicuro i colleghi e le colleghe che è già un ottimo inizio per migliorare la situazione e per rendere tutto il clima della classe veramente più tranquillo. Questo sì, questo si può fare e non costa niente. Secondo me non si può fare un paragone, soprattutto un paragone strutturale, perché ne usciremo perdenti. Le scuole in Finlandia, anche quelle, parlo come edifici scolastici, anche quelli che sono ritenuti più scadenti, sono sempre un fiore rispetto ai nostri, hanno di tutto.
non solo hanno spazi per i ragazzi, ma hanno proprio personalizzati, ma hanno anche molto materiale all'interno. Ci sono cucine per imparare a cucinare, c'è la lavastoviglie, anzi più di una, e in queste postazioni, ma ci sono anche attrezzi per lavorare il legno, per lavorare il ferro, per la lana, per le stoffe. Quindi questi ragazzi sono già esposti a una scelta vincente, perché sanno già che cosa può piacere loro. I nostri purtroppo escono dalla scuola media senza avere un'idea, se non quella visita che hanno fatto ai vari istituti superiori, però è sempre una cosa limitata. Noi dobbiamo prendere, però questo non lo possiamo prendere dalla Finlandia, e onestamente no, però noi possiamo prendere le buone pratiche. Queste le possiamo prendere, va bene, non ci sono gli spazi in cortile, d'accordo, apriamo le finestre. E usiamo quei 15 minuti per fare altro, per distogliere l'attenzione dal lavoro scolastico, per fare qualcosa di rilassante. I compiti a casa, usiamo per la qualità, per non eccedere nella quantità. Poi la cosa che ho notato in Finlandia, questo è vero, è la mancanza di fretta. Da noi abbiamo fretta, non lo so, è proprio nel nostro DNA, e dobbiamo finire, dobbiamo andare, come se ci corresse dietro qualcuno, ma siamo noi che gestiamo il nostro tempo, siamo noi che dobbiamo rilassarci per primi, perché altrimenti quest'ansia la trasmettiamo ai ragazzi. Ora, io non dico che ciò non venga fatto in Italia, assolutamente, non vorrei che le mie parole fossero travisate, ma diciamo che c'è una buona fetta di insegnanti che ha fretta, non si sa perché, di fare e di concludere. Poi sono 5, 10, 12 pagine di storie da ripassare o da studiare. Per un bambino della scuola media sono tante, ma figuratevi per uno della scuola primaria, sono di più. La situazione direi che ci consente di guardare alla Finlandia con un occhio benevolo. Si dice che l'apprendimento è multisensoriale. Che cosa vuol dire? Che si impara prima col corpo, poi con le mani, e questo permette di astrarre e di tradurre i nostri atti fisici e manipolatori in atti di pensiero. Però questo non dipende dalla latitudine né dalla quantità, dipende dalle nostre proposte, dipende da quello e da come noi tutto ciò lo proponiamo ai bambini. Se io faccio disegnare l'abaco sul quaderno invece di farli lavorare con l'abaco, la proposta è ben diversa. Diciamo che l'aspetto della propriocezione, cioè la percezione del corpo, dove mi trovo, dov'ero, dove devo andare, che è quello che poi influenza tutti i nostri atti, resta sul quaderno per noi. In Finlandia no, perché ci sono sempre questi atteggiamenti legati alla vita aperta, allo spazio, ma anche qualora non ci fossero questi, a un lavoro manuale, concreto. Ecco, è questo che da noi un po' manca, a volte perché veramente non c'è proprio la possibilità, si può anche capire, ma a volte non c'è neanche la predisposizione a tenere atteggiamenti di questo tipo. Quindi non è la latitudine, non è la quantità, ma è solo l'atteggiamento nostro come insegnante. Noi ne dovremmo tenere conto veramente. I libri di matematica finlandesi che ho utilizzato, ecco, questi libri sono molto chiari, molto a portata di bambino, a formata di viso, a forma di viso, perché non sono troppo grandi, non sono troppo piccoli, si controllano subito con lo sguardo. Hanno tante immagini, poche parole, e quindi questo sviluppa la logica e la comprensione dell'esercizio. Ci sono naturalmente in finlandese, ma anche in inglese questi libri. Bene, io li ho utilizzati per i miei alunni nei 5 anni della scuola elementare. Quando loro sono andati a fare le prove invalsi di matematica di quinta, bene, i miei alunni hanno avuto il 15% in più di risposte positive rispetto al gruppo di controllo invalsi. E questo è un dato importante, questi sono dati invalsi pubblicati, quindi io non ho fatto altro che prendere i dati degli alunni e i dati del gruppo di controllo.
Però che cosa hanno fatto questi ragazzi nei 5 anni? Hanno fatto le pause, hanno utilizzato i libri di matematica, che sviluppano la logica, perché facevano la triangolazione con l'inglese, col finlandese e l'italiano. E hanno avuto pochi compiti a casa, hanno fatto tanto lavoro manuale, e che smontavano gli oggetti e costruivano e facevano il mercatino e insomma. Compito a casa poteva essere fai una pizza, scrivi le dosi per fare un dolce e questo consentiva di introdurre la matematica in maniera pratica. Ora questi ragazzi sono alle superiori, ma continuano ad avere ottimi risultati. Chiaramente gli insegnanti e le insegnanti finlandesi guadagnano di più perché lì il livello di vita, il tenore di vita è anche più alto. Io credo però che il discorso non è proprio un discorso culturale, perché se io guadagno di più ma non cambio il mio atteggiamento, se il ministero domani mi dà 1.000 euro in più, ma io non cambio atteggiamento, non è il guadagno che mi fa cambiare la qualità del lavoro, sono io che devo cambiare la qualità del mio lavoro, indipendentemente dal denaro che ricevo, da quello che dall'incentivo statale che mi possono dare in un periodo di contingenza generale. Si può anche dire, questo è quello che sento dire, ma loro sono pochi. Bene, e loro sono 5 milioni e 500 mila, quasi quanto i siciliani, eh? Mi ci metto anch'io in Sicilia, perché le mie origini sono quelle. Però dobbiamo anche dire che essendo pochi potrebbero avere poco. Ecco, loro in realtà pagano le tasse e tutti le pagano. È per quello che hanno più soldi. È anche vero poi che lo Stato non toglie alla sanità e alla scuola, come succede purtroppo da noi da sempre, indipendentemente dal tipo di governo. Ecco, lo Stato dà alla scuola e dà alla sanità. E questo che dovremmo considerare come fatto culturale. Un'altra cosa, gli insegnanti sono trattati veramente con tanto, tanto rispetto. Sono forse una delle categorie più rispettate, anche se in Finlandia dobbiamo dire che il rispetto in generale c'è verso tutte le persone. Poi può esistere il singolo episodio, per carità. Però ecco, questo rispetto da noi manca. Manca, e lo sappiamo benissimo, le aggressioni dei genitori, insomma, tutte queste cose qui, anche quando non abbiamo proprio assolutamente né colpa né peccato. E questo è un fatto culturale che va considerato. Volevo solo fare un esempio quando c'è stato il periodo della mascherina. A noi è stata obbligatoria. In Finlandia non era obbligatoria, quindi quando io sono andata lì. Cos'è successo? Che noi la portavamo perché, per sentirci sicuri e i finlandesi non l'avevano. Ma quando il ministro attuale ha detto io vi consiglio la mascherina perché insomma, qui la situazione sta diventando un po' brutta, beh, dal giorno dopo tutti ce l'avevano, ma l'aveva consigliato, non aveva obbligato i finlandesi a mettersi, l'avete capito? E questa è la differenza. Da noi deve arrivare l'obbligo, l'imposizione, no, lì. Si dice una cosa, ma non è una dittatura, è proprio un fatto culturale. Si dice questo, si rispetta perché si ammette che è vero, basta.